Ciao da Alessandro Lulli, benvenuti a questo nuovo video notizie calcistiche di oggi 16 giugno 2024. Venezia di Francesco, ci siamo, si va verso un accordo biennale. Sarà Eusebio Di Francesco a rimpiazzare Marco Vanoli, che firmerà col Torino, sulla panchina del Venezia. Il tecnico dalle origini abruzzesi, dopo ore di riflessione, ha optato per il progetto dei Lagunari rispetto a quello dell'Empoli. A sponsorizzarlo il DS Filippo Antonelli, col quale condivide le origini. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale con l'ex tecnico di Frosinone e Roma, che metterà la firma su un contratto biennale di Francesco, reduce da un finale di stagione amaro proprio alla guida dei Ciociari, ai quali è sfuggita la salvezza a pochi minuti dal gong. Con il Venezia che ha di fatto il suo nuovo allenatore, è rimasto solo l'Empoli a non avere una guida tecnica nella massima serie. Il presidente Corsi prenderà al più presto una decisione. In corsa ci sarebbero rimasti l'ex Cosenza William Viali e Marco Giampaolo, vecchia conoscenza dei toscani e fermo dall'ottobre del 2022 dopo l'esonero ai tempi della Sampdoria. Il prescelto prenderà il posto di Davide Nicola, che ha scelto il Cagliari per proseguire la sua carriera. Altra notizia, Spalletti, contento, ma abbiamo sempre la bischerata in canna. L'Europeo dell'Italia è iniziato con una vittoria, ma il 2-1 all'Albania ha lasciato indicazioni contrastanti al CT Spalletti. Si sono viste tante buone cose che però devono portare a qualcosa, altrimenti sono fine a se stesse e non servono, ha dichiarato il tecnico a fine partita. Non abbiamo colpito come potevamo. Spalletti ha lamentato una mancanza di cattiveria in zona offensiva, aspetto che ha lasciato aperta la contesa fino all'ultimo con il rischio di subire un pareggio. Siamo stati un po' comodi nel fare le cose invece di essere una nazionale cattiva e tignosa. L'inizio è stato scioccante, ma il gruppo azzurro ha reagito subito. I ragazzi hanno avuto un modo di affrontare la situazione che mi è piaciuto molto, perché siamo una squadra che si divide le cose buone e meno buone in parti uguali. Ancora una volta è stato decisivo Barella, in dubbio fino all'ultimo per un affaticamento muscolare, dice Spalletti. Nicolò ha fatto una grande partita giocando sia come mezzala che come mediano di costruzione, insieme a Giorginio, facendo un playmaker basso per rendere più difficile la pressione avversaria. Poi è normale che abbiamo svuotato le tre quarti e allargato il gioco per puntare alla linea dell'Albania, ma a volte ci siamo piaciuti troppo perché abbiamo concretizzato poco ciò che abbiamo creato, ha continuato Spalletti a Sky, spiegando il nervosismo del secondo tempo in panchina. Siamo riusciti a tirare fuori la loro difesa qualche volta, ha concluso il CT, ma non molte, perché il fatto che non sono mai venuti a prendere la palla nella nostra metà campo li ha lasciati bassi. Nonostante la pressione restavamo molto distanti, quando siamo riusciti ad arrivare sulla tre quarti avevamo la possibilità di girare palla sul trequartista opposto, ma lì è mancato un po' di cattiveria. Proveremo a fare sempre meglio, ma sono contento di quanto abbiamo fatto vedere oggi, anche se potevamo vincere meglio. Bisogna stare attenti perché la bischerata ce l'abbiamo messa in canna. Altra notizia di oggi, scusate, di Francesco, saluti Frosinone. Per sempre giallo-blu, ho pianto per la retrocessione. Ecco cosa dice l'ex tecnico del Frosinone di Francesco, ora al Venezia. Amici ciociari, che dire? Appena arrivato a Frosinone mi avete fatto sentire da subito uno di famiglia, soprattutto grazie alla vostra ospitalità e al rispetto dimostrato. Mi avete insegnato l'amore per la vostra maglia e per i vostri colori, sono aspetti questi che vi rendono unici ai miei occhi. È stata una stagione intensa e per alcuni versi positiva, con partite esaltanti, altre magari terminate non come avremmo voluto. Abbiamo raggiunto insieme uno storico traguardo, i quarti di finale di Coppa Italia. Ho pianto alla fine dell'ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi, se ci ripenso, mi sale tantissima rabbia e delusione. È stata una retrocessione immeritata ed ingiusta per il coraggio messo in campo, per la lealtà mostrata dentro e fuori, per la correttezza avuta nei confronti di arbitri e avversari.
Abbiamo onorato il calcio per come la intendo io, il contesto intorno a noi invece un po' meno. Voglio ringraziare il direttore Ancelotti per avermi dato questa opportunità. A luglio scorso ci siamo scelti. Io ho scelto il grande professionista, ma soprattutto l'uomo. Un grandissimo grazie al presidente Stirpe, persona dai grandi valori umani e dalla sensibilità unica. Altro valore aggiunto al Frosinone sono tutti i dipendenti, i magazzinieri e quelle componenti che pur lavorando nell'ombra hanno dato sempre un forte contributo. Sono sicuro potranno garantire a questa società un futuro ricco di successi. Poi ci sono i miei ragazzi, di cui sarò sempre orgoglioso. È vero che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma loro non hanno mai smesso di seguirmi, tra alti e bassi, con il desiderio di raggiungerlo. Dei tifosi ho già detto prima cosa penso, ma voglio ancora una volta ribadire quanto la loro grande passione e il loro sostegno mi abbiano riempito il cuore di orgoglio. Ci sono sempre stati in casa, in trasferta, con passione e lealtà. Siete e sarete per sempre il dodicesimo uomo in questa bellissima società. Vi abbraccio e vi voglio un gran bene. Con stima, Eusebio Di Francesco. Altra notizia: Euro 2024, Slovenia, Danimarca 1-1. È il primo pareggio di Euro 2024. A Stoccarda le formazioni di Keck e Hjulmand si sono divise la posta in palio nel gruppo C con Inghilterra e Serbia, non sfruttando pienamente le rispettive occasioni da gol. Vantaggio scandinavo firmato da Eriksen 3 anni dopo il problema cardiaco proprio a Euro 2020, ma si gioca nel 2021. Dopo un assist di tacco di Wind, l'albanese Oblak ha chiuso la porta all'ex Atalanta Højbjerg e la Slovenia al 77esimo, dopo un palo clamoroso di Šeško, ha trovato il pari con una conclusione di Janša deviata da Hjulmand. Altra notizia: Euro 2024, l'Olanda supera 2-1 la Polonia nella prima sfida del gruppo D di Euro 2024, volando subito in testa a un girone che comprende anche la Francia e l'Austria. I polacchi la sbloccano al 16esimo grazie all'incornata di Buksa su assist di Zielinski su corner. Ma la maggiore intensità degli uomini di Kumar è prima dal 29esimo, quando Gakpo batte un fil di palo insuperabile per Szczęsny. Nella ripresa la sfida prosegue sui binari dell'equilibrio fino all'ingresso di Svergost, che al primo pallone toccato Buttini in rete, il gol della vittoria. Vediamo se c'è qualche altra notizia. Allora, per il calciomercato, il Napoli Hermoso in stand-by. Il Napoli lavora con il Real per chiudere con Rafa Marin del Real Madrid. Il Napoli ha un nuovo obiettivo concreto per la difesa. Si tratta di Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid, che ha appena concluso la sua stagione in prestito all'Alaves. Nel corso di Sky Sport 24, la redazione dell'emittente satellitare ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Non solo buongiorno, c'è l'idea di prendere anche altri difensori. C'è il nome di Rafa Marin, di proprietà del Real Madrid. Potrebbe essere un nuovo innesto per la difesa di Conte. Piace molto al nuovo tecnico e piace anche Mario Hermoso, che è l'assistente per Conte. La trattativa qui al momento è un attimo in stand-by, capiremo gli sviluppi. Il calciatore è svincolato, quindi ci sono cifre un po' alte degli agenti, per le commissioni e dello stipendio del difensore dell'Atletico di Madrid. Questa era l'ultima notizia di oggi. Ciao da Alessandro Lugli, alla prossima, forza calcio e forza Napoli.